Ciao ragazze, allora è Santo Stefano, io spero abbiate passato un bellissimo Natale insieme alle persone che amate, insieme alla vostra famiglia, comunque un Natale felice e sereno, per me è stato così e sono contentissima. Ciao Marilyn. E questa sera volevo farvi vedere che cosa ho ricevuto appunto io per Natale, per queste feste. Sono contentissima, mi hanno fatto dei regali veramente che mi piacciono tantissimi, tantissimo, scusate. E si vede che sono fatti col cuore, quindi davvero grazie, grazie, grazie e grazie. Allora, io qui ho i primi regali, quindi vado in ordine con quello che trovo. E la prima cosa che vi faccio vedere è questo bustino qui per metterci le collane o gli anelli che mi hanno regalato i genitori del mio ragazzo. E stavo giusto pensando di comprarlo, non so, mi hanno captato il pensiero, comunque me l'hanno regalato per Natale, meno male che non l'ho comprato. E poi mi hanno regalato anche questi orecchini bellissimi, secondo me sono splendidi, li adoro, li stra adoro, hanno proprio azzeccato il mio stile. Poi la sorella del mio ragazzo invece mi ha comprato questa magliettina qui della Fix Design, che ha queste maniche a sbuffo, fatte così, grigie e blu, con il pattino sopra. E anche questa mi piace tantissimo, mi stava cadendo. Poi questa qui l'avete intravista su Instagram, perché l'ho aperto prima di Natale, perché si era rotto il pacchetto, quindi ormai avevo visto cosa c'era, ho detto vabbè, allora lo scarto. E quindi avevo messo la foto su Instagram ed è questa felpa pelosissima, fatta così, tutta pelosa, con le sue taschine e qua nelle maniche anche il posto per infilare il pollice. E la cosa bellissima è che sul cappuccio ha le orecchie. Alle orecchiette e io l'adoro. Tra l'altro tiene di un caldo che voi non avete idea. Grazie Radia, mi piace tantissimo. Un bacio. E la butto lì un attimo. Poi mia mamma mi ha fatto un regalo stupendo, perché mi ha regalato questo specchio qui che metterò così, perché se no la luce vi flasha. E praticamente è lo specchio quello con le luci per truccarmi. E lo adoro veramente. No, non gliel'ho mai detto che io volevo questo specchio. E quindi quando ho aperto il regalo ho detto: no, non ci posso credere, ma come facevi a sapere che volevo? Ho immaginato perché tutti i trucchi. E quindi mi ha fatto questo regalo che mi piace tantissimo. Quindi grazie, mamma. Poi avvicino la busta dei regali. Poi mia zia e mio zio mi hanno regalato questa bustona con i prodotti dei provenzali al tè verde, lina mandorla profumata al tè verde. Ragazzi, è buonissima! È veramente, veramente buona. Comunque, il sacchettino anche molto carino, è di juta verde. Poi ci sono le cordoncine con i bottoni. C'è ancora un'altra chiusura in feltro e dentro trovate l'olio di mandorle dolci profumato al tè verde. Mamma mia, che profumo buono che ha! Cioè, andate a sniffarlo da qualche parte, non lo so perché è buonissimo, lo adoro. Poi una saponetta profumata sempre al tè verde, ovviamente, e i sali da bagno. Non sta cadendo. Sali da bagno arricchiti con sali di magnesio, effetto tonificante. Zia, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Questo regalo l'ho apprezzato tantissimo perché adoro la profumazione di questi prodotti. Poi l'altra mia zia mi ha regalato questa scatolina qui e all'interno, spero di non far cadere niente, c'era questo e no, aspettate, manca un pezzo. E anche questo. Allora, io adoro, adoro gli infusi, il tè, ne vado matta. Io e mia sorella, tutte e due, infatti ha fatto lo stesso regalo tutte e due perché veramente siamo pazze di queste cose. E ci ha regalato la bustina con l'infuso, che ancora non so che gusto è. Comunque, fatto a mano questo qui.
E poi la tazza, bellissima. Io l'adoro. La tazza con tutti i fiori. Mi sono incastrata. Ok. Con il... com'è che si chiama questo affarino? Vabbè, con questa palla per metterci l'infuso dentro e poi... cioè, come se fosse la bustina del tè. Vabbè, avete capito, no? Sì, spero di sì comunque. E poi c'è il suo piattino che fa anche da coperchio. E anche questa qui l'adoro, mi piace tantissimo. E poi c'era anche questo rossettino della Maybelline Super Stay, Forever Super Stay, che è composto da due parti. Uno è il rossetto liquido e dall'altra c'è il fissatore, credo, o un lucidolabbra, non so. Ah, forse è tinta e burro cacao. Non vorrei dire una cavolata perché non ho ancora letto, però mi piace tantissimo. Perché è un bel nude. E questo qui è il numero 409 Timeless Brown. Ok? Mia sorella invece... stavo dicendo che mia sorella invece mi ha regalato quest'altra scatola meravigliosa, bellissima. Le parti in nero sono tipo di vellutino, no? Di... so che materiale è, comunque io lo chiamo vellutino, veramente meravigliosa. E poi all'interno ho trovato i soldi perché gli avevo chiesto appunto di fare quello che gli sto mettendo da parte. E poi questa confezione simpaticissima di calzini a forma di cupcake. E tra l'altro i calzini sono decorati con i gufetti che io adoro. E quindi grazie Lella, mi piace tantissimo. E poi la crema di cavalli, che ha un profumo buonissimo. Mamma mia, questa qui. Grazie. Mi sembra di dimenticarmi qualcosa. E poi la migliore amica di mia mamma ci ha regalato a me e mia sorella questo. Adesso ho tolto il coso e non riesco più a rimetterlo. Questo set della Pupa che si chiama Savannah Spicy con latte dolce e latte corpo. C'è il suo cestino e poi dentro c'è il latte corpo e latte dolce appunto. L'ho già detto, Erika, non ripeterti. E ha un profumo buonissimo. Sembra proprio un profumo, profumo, profumo. Comunque è fantastico. Poi mio padre mi ha fatto sempre la busta dei soldi e mia nonna mi ha fatto la busta dei soldi, poi tutti i biscotti fatti da lei, i cioccolatini, i biscotti fatti dalla sua amica che io ho già, come dire, quasi finito. Sì, dopo neanche un giorno che ce li ho, però sono dettagli. E niente, questi erano i miei regali di Natale 2013. Il mio ragazzo ci stiamo regalando a vicenda la vacanza, quindi sarà quello il nostro regalo. E basta, io sono contentissima. Fatemi sapere anche voi cosa avete ricevuto per Natale, perché ovviamente sono curiosa come una scimmia. E basta, io vi mando un bacio e se avete voglia, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!